Sindaco, si è appena conclusa la sua proclamazione, passata l'euforia, adesso si ritorna a lavorare per il bene del Paese. Quali saranno le priorità? Cosa c'è in agenda per Aragona? Ma guarda, in agenda c'è la continuità amministrativa che abbiamo portato avanti fino adesso. Proprio non ci siamo fermati anche durante la campagna elettorale. Un momento fa abbiamo mandato un'email alla Regione Siciliana per la riqualificazione urbana di parte del paese e per la sistemazione di una parte dell'impianto dell'illuminazione esterna. Continueremo su questa scia, lavoreremo intensamente anche perché lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo ai nostri genitori, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a tutta la collettività. È importante non perdere mai di vista quello che è il bisogno della gente, che va messo al primo posto. Dopodiché, ecco, speriamo di non deludere nessuno, perché è stato un risultato veramente entusiasmante, ma al contempo un risultato che ti dà quella responsabilità di dire alla gente: ti ha dato così tanta fiducia, ma devi cercare di non perderla. La fascia che lei indossa, che cosa rappresenta, che valore ha per lei e per la sua famiglia? Ma guarda, la fascia che indosso rappresenta lo Stato, quindi un sindaco rappresenta lo Stato sul territorio, quindi deve essere innanzitutto rispettoso delle norme, rispettoso delle regole e deve essere di esempio. Questa fascia chiaramente, ecco, ti impone, ecco, di andare sulla dritta via, di rispettare le regole e principalmente rispetto alle norme. Io lo dico sempre ai miei figli, perché gli dico: guardate che voi avete non la fortuna ma anche la sfortuna di essere i figli del primo cittadino, e quindi dovete essere i primi a rispettare le regole e le norme. Il suo avversario, il dottore Dino Buscemi, l'ha chiamato al telefono. Sì, il mio avversario mi ha chiamato al telefono, io ho apprezzato la chiamata. Del resto con il dottore Buscemi siamo amici da bambini, ci siamo sempre rispettati, abbiamo portato avanti una campagna elettorale, come ho detto un momento fa, dai toni pacati, e non ci sono stati assolutamente attacchi sia da un lato che dall'altro. Quindi ringrazio il dottore Buscemi, ringrazio la coalizione della Nuova Visione, ringrazio anche la mia coalizione per la correttezza e la compostezza che hanno dimostrato durante questa campagna elettorale. Sindaco, l'ultima domanda: da chi sarà composta la sua giunta? Ma guardi, ancora questo è da definire. Per ora abbiamo Gerlando Montana Lambo e Renata Amici, che in questi giorni andremo a definire sia quello che è il Presidente del Consiglio che la Giunta. Il criterio di scelta quale sarà? Guardi, il criterio di scelta sarà sicuramente un criterio basato sulle scelte comuni, quindi noi ci riuniremo come abbiamo fatto. Non siamo mai quelli da utilizzare il manuale Cencelli, perché alla fine la coalizione vince perché tutti hanno partecipato, quindi saranno